Buonasera fratelli e sorelle, questo è Telo Rinpoche che parla. Sono arrivato qua inaspettatamente e non sono stato invitato, spero che questo vada bene per voi. E prima di tutto penso, io sono qua a nome di tutti quanti i buddisti e dell'organizzazione di buddisti in Russia e anche sono contento di invitare, di avere piacere di essere qua nella FPMT della Russia, e questo grande successo, il suo ritiro in Kalmykia, dove si è fatto il ritiro di Omani Padme Hum, cominciato all'inizio di ottobre, ed è stato un grande successo, è stato veramente un grande successo. Adesso abbiamo più di 500 persone che vengono dalle persone, per molte volte è la prima volta che sono venuti in Kalmykia, erano più di 500 che sono stati a visitare la Kalmykia, ma anche visto il più bel tempio buddista in Russia e anche in Europa. Spero che chi l'ha ricostruito sono stato io. E ho dedicato molto della mia vita al servizio del Buddha Dharma. E ho detto che sono il servitore di te. E come un orgoglio personale, lo prendo come un orgoglio per tutti quanti i buddhisti della Russia. E quindi voglio dire, noi abbiamo costruito questo tempio, non sono stato io. Sono state noi che abbiamo costruito e abbiamo ottenuto tutti questi ottenimenti senza il vostro sostegno e senza l'organizzazione di tutte quante le persone che sono venute da diverse parti della Russia, e quindi per noi la cosa più importante è naturalmente l'aspetto, la crescita spirituale. E quindi è stato veramente molto difficile, ci sono state molte difficoltà. Nel 1990, anche nel 2000, anche adesso stiamo a affrontare molte difficoltà. Per esempio, siamo sempre ottimisti a cercare di superare le varie difficoltà. Non ha importanza quante difficoltà abbiamo, noi vogliamo solamente semplicemente affrontare tutti quanti gli ostacoli che dobbiamo affrontare in questa organizzazione. E quindi è importante essere ottimisti in questi giorni, perché se noi siamo ottimisti, se noi dobbiamo sempre dispiacerci per questo, per quell'altro, questo non va bene, o questo non va bene, quest'altro, quante le varie difficoltà che affrontiamo, fisiche o mentali, e ci lamentiamo di questo, non possiamo superarle. Per cui è proprio qua dove il Buddha Dharma viene nell'azione, è questo quello che Buddha ci ha insegnato, come fare ad affrontare tutte quante le varie difficoltà. Quindi l'insegnamento fondamentale di Buddha Sakyamuni proprio oggi sono le quattro nobili verità: la verità della sofferenza, la verità della causa della sofferenza, la cessazione della sofferenza e la liberazione. Il Buddha ci ha dato un chiaro sentiero su come noi possiamo superare tutte le varie forme di sofferenza. Ed è per noi quello che dobbiamo cercare di fare, di mettere in pratica e cercare di metterle nella nostra pratica quotidiana. Questo è quello che è importante. E naturalmente la filosofia buddista e la saggezza del Buddha è qualcosa che è veramente incredibile. Ha tantissime informazioni, gli insegnamenti di Buddha, ci sono più di 108 tesi, poi ci sono i commentari degli insegnamenti di Buddha che sono più di 200 volumi, e poi ancora ci sono ancora altri commentari sui commentari, e quindi grandi, grandi maestri del passato, e che sono veramente rilevanti anche ai giorni nostri, non soltanto per le università monastiche. Molti anni fa, nel IX-X secolo, gli insegnamenti di questi grandi maestri del Nalanda
sono ancora vivi ai giorni nostri e sono ancora rilevanti ai giorni nostri. Quindi io penso, io sono qui a dire, voglio, prima di tutto voglio ringraziare Lama Zopa Rinpoche e anche tutte quante le sue per fare questo evento fantastico qui in Russia e anche per aiutarci a comprendere la vasta conoscenza e saggezza del Buddha Dharma. Io normalmente, io sono molti dei miei amici normalmente mi criticano il mio approccio e il modo in cui loro criticano è che la Kalmykya appartiene a te. Non invitare altri lama, questo è il tuo centro. Tu dovresti dare insegnamenti, tu non dovresti permettere ad altri lama e ad altri insegnanti a venire in Kalmykya. Io sono completamente in disaccordo con questo perché. Perché io sempre confronto con tutti quanti i vari amici, così. Io dico, tutti quanti, non tutti quanti amano. Alcuni hanno, nessuno ama il tè verde, qualcuno ama il tè tibetano, altri amano il tè alla frutta, così. È sempre tè, però ha diversi gusti. Ecco perché invitando vari lama dalle varie tradizioni, noi conosciamo che noi siamo tutti quanti seguaci del Signore Buddha, siamo tutti quanti discepoli del Buddha, ma livelli diversi per diverse predisposizioni mentali, per diversi approcci. E quindi io voglio dare questa possibilità alle persone. Non mi interessa se vengono dalla linaggio Nyingma, Sakya, Gelupa, da Kagyu, così non ha importanza. Noi siamo tutti quanti seguaci di Buddha e siamo questi diversi approcci ci danno la possibilità, la scelta di poter, quale tipo di pratica dobbiamo prendere. E quindi io invito anche monaci di altre tradizioni e anche monache che vengono da diverse tradizioni, da diversi paesi, da diverse visioni filosofiche e penso così abbiamo avuto successo in un qualche modo di dare la possibilità a quel tipo di varietà e anche qua a Mosca ancora molti amici mi dicono questo è il tuo territorio e ancora dovresti cercare di essere tu la guida. Mosca è una grande città, è una delle città più grandi e più belle del mondo. Quindi ci sono delle persone che magari si sorprendono che io dico questo perché io ho vissuto a Mosca negli ultimi anni e quindi Mosca sta diventando veramente, sto imparando a diventare, ci sono parecchie difficoltà e anche diciamo delle sfide, però naturalmente, però al di là di questo. Mi piace prendere la metropolitana, mi piace prendere gli autobus, mi piace incontrare persone e mi chiedo, ma sono contenti o stanno soffrendo? Li vedo che soffrono, posso parlare con loro, e posso avere, faccio dei amici, socializzo con gli altri, do i consigli e quindi per me a Mosca mi ricordo. Quando noi abbiamo invitato grandi lama, insegnanti, maestri, molti di loro erano veramente molto esitanti a venire in Russia. Volevano. Poi adesso penso che adesso l'attitudine verso la Russia sta cambiando in un posto molto positivo. E le persone adesso dicono, andiamo in Russia, andiamo in Russia, andiamo in Russia, andiamo in Russia. E voi potete vedere che adesso, negli ultimi anni, ci sono molti gruppi di monasteri, molti gruppi di monaci sono venuti in Russia. E questo è veramente fantastico che vengano qua e questo ci aiuta a dare una maggiore comprensione dei rituali, dell'arte sacra. E
e allo stesso tempo noi siamo in grado così di accumulare, avere meriti facendo offerte, facendo questo che ci aiuterà ci aiuterà anche a lungo termine per aiutare queste istituzioni monastiche anche a ricevere poi insegnamenti da loro. Naturalmente, adesso tutti quanti voi siete molto familiari con sulla situazione del Tibet. E quando parlo della storia del Tibet, parlo dell'ultimo secolo, del XX secolo, quello che la sofferenza che c'è stata dietro, la distruzione che hanno sperimentato i tibetani, quello che noi abbiamo perso, e noi tutti quanti noi abbiamo sperimentato questo, la perdita dell'eredità culturale, la conoscenza e la saggezza. Ora, adesso noi abbiamo la libertà di coscienza, libertà di arte, libertà di parola. Dove i nostri fratelli di Dharma stanno ancora soffrendo in Tibet. Noi non dobbiamo mai dimenticarci di questo. Ogni giorno nelle mie preghiere penso sempre verso il Tibet e visualizzo e penso a loro, ai nostri fratelli e sorelle in Tibet che continuamente stanno soffrendo, che stanno ancora. Sono completamente e vengono repressi semplicemente perché vogliono pregare. Coloro diventano semplicemente per poter avere ancora in futuro Sua Santità Dalai Lama in Tibet. Queste persone stanno, sì, quelli che si autoimmolano con il desiderio di poter vedere il Dalai Lama, possa i nostri diritti, le nostre libertà, possano le nostre idee spirituali prevalere nel mondo, prevalere in Tibet. Ora, quando parlo del Tibet, molti di voi magari dite, ah, questo è troppo politico. La situazione fra la Russia e il Tibet e la Cina è tutta una cosa politica, però se veramente, poi è veramente politico, una cosa politica, però al di là della politica, cosa c'è riguardo agli esseri umani? Tutti quanti gli esseri senzienti possono, tutti quanti gli esseri senzienti essere felici, possono tutti quanti gli esseri senzienti avere la felicità di essere liberi dalla sofferenza dei nostri fratelli e sorelle. Ora, qualche giorno fa, ci sono un sacco di animali che stanno soffrendo l'estinzione in Tibet. Anche loro non sono degni per la nostra compassione e così via, e le nostre preghiere. E quindi, naturalmente, non dobbiamo mai dimenticarci dei nostri fratelli e sorelle spirituali, non soltanto in Tibet, ma in tutto il mondo. E nel nome della religione, nel nome dei nostri servizi, possiamo. Ho capito. Non è accettabile questa sofferenza che stanno sperimentando. Io spero che noi tutti abbiamo la responsabilità morale di mandare i nostri pensieri positivi, le nostre preghiere per le persone che non hanno una voce, le persone che continuamente stanno soffrendo. E noi
siamo fortunati, noi perlomeno abbiamo dei membri della famiglia che sono andati attraverso queste esperienze tragiche. Magari non avete l'esperienza, non abbiamo un'esperienza diretta, però ci sono amici che hanno questa esperienza. Quindi io penso, quello che voglio dire è che non è una cosa politica, è una cosa più umana. Quindi, naturalmente, Russia sta cambiando e migliorando. Ci sono delle difficoltà, delle sfide, però quali sono dei paesi che non abbiano delle sfide o delle difficoltà da affrontare? Quali sono i paesi che esistono che ogni cittadino amano il loro guida spirituale o la loro guida politica? Quindi ancora politicamente, parlando politicamente, credo che veramente è molto più una cosa umanitaria ed umana, e abbiamo la responsabilità spirituale anche. Quindi questi insegnamenti sono andati avanti e voglio prendere molto del vostro tempo. Adesso so che avete già un programma abbastanza impegnato, e quindi oggi è l'ultimo giorno degli insegnamenti qua con Lama Zaparimpoce. Noi non sappiamo quando lui tornerà ancora un'altra volta, ma speriamo veramente che a nome di tutti quanti voi, intorno a voi, di invitare ancora Lama Zaparimpoce in Russia, sperando che possa, che non sia un lungo periodo di assenza, che venga qua perché che Rinpoche continui, perché conosco Rinpoche da tanti anni fa, lo conosco da tanti anni, ci siamo incontrati tante volte, ci incontriamo un sacco di volte. Quando è che vieni in Russia? Quando è che vieni in Russia? Quando è che vieni in Russia? Non ha mai detto né sì né no, ha detto sempre riso. Fino al punto che ho cominciato, pensavo, ma forse non viene. Perché la Russia è così buffa per lui? E poi voi conoscete la mia natura, io sono veramente diretto, sono molto ottimista e anche pretendo molto, e quindi ho sempre continuato a chiedere. Chiedere, perché non vieni? Non vieni? Perché non vieni qua? Noi abbiamo un sacco di sofferenze, per favore vieni. Quindi comunque, dopo tanto tempo, finalmente abbiamo stabilito questa connessione, e quindi lui è venuto e naturalmente tornerà ancora. Doveva venire l'anno scorso, poi abbiamo avuto Rinpoche, era un po' impegnata la sua scheda, per cui dico, se tu vieni devi esserci anche tu. Quindi allora io naturalmente non ce la faccio ad essere sempre presente, quindi riuscire a combinare i nostri programmi è anche un po' difficile, no? Quindi ci incontriamo con la sua santità Dalai Lama, e così, e quindi ci siamo. L'anno scorso doveva venire qua, doveva venire qua, poi non è venuto, doveva venire l'anno scorso, poi non si è, in aprile, poi in luglio, poi in ottobre, poi finalmente, ok, adesso poi finalmente è successo. Quindi noi abbiamo programmato l'anno scorso, adesso dobbiamo cercare di programmare per i prossimi anni. Mi sono un po' agitato perché, però poi finalmente Rinpoche è stato invitato anche dal governo dell'Himachal Pradesh, che è un piccolo stato in India, nel nord dell'India, che naturalmente era molto importante per Rinpoche andare lì, e quindi però
scelto di venire qui, altrimenti sarebbe stato tutto quello che era stato programmato, stava ancora questa volta per crollare, però dunque questa visita è arrivata, è cominciata, quindi per fortuna che siamo riusciti a ottenere questa visita qua. E grazie a tutti quanti che avete organizzato questo senza il vostro aiuto, senza l'aiuto dell'FMT. Voglio ringraziare tutti gli individui, le persone che hanno lavorato per far sì che questo evento fantastico sia venuto e abbiamo avuto questa grande possibilità. E quindi voglio ringraziare Rinpoche per aver fatto il ritiro di mani in Calmecchia, e voglio dire che è stata la prima volta che è stata organizzata in Calmecchia, perché sono sicuro che adesso questo diventerà, questi molti individui potranno continuare questo. E naturalmente questo è stato un linaggio che è stato portato avanti da molti per decine di anni, nei centinaia di anni, per centinaia, e quindi siamo in grado di rivitalizzare, e speriamo che questo possa continuare questa tradizione. Senza ancora prendere ancora del vostro tempo, voglio sinceramente che desiderare la sua santità Dalai Lama che abbia una lunga vita, e anche allo stesso tempo voglio ringraziare la sua santità Dalai Lama per il suo continua dedicazione per gli insegnamenti, e credo veramente che nel cuore di sua santità Dalai Lama c'è sempre uno speciale speciale pensiero per i buddisti russi. Non penso soltanto per tutti quanti i russi, non soltanto per la Kalmykia o la Buryatia, e speriamo tutti quanti di avere un speciale accesso. Siamo stati veramente molto fortunati di aver organizzato gli insegnamenti su Santità e Dalai Lama, gli insegnamenti dal 2009 a Delhi e poi a Riga, poi abbiamo avuto insegnamenti in maggio, e in quel momento io sono andata a Sua Santità Dalai Lama, ho chiesto, è la nostra richiesta, che degli insegnamenti per i buddisti russi. Naturalmente, Sua Santità fa questi insegnamenti pubblici, e quindi fra pochi giorni ci saranno gli insegnamenti per i coreani, mi sembra, per i buddisti coreani. E io sono il rappresentante per Sua Santità Dalai Lama e anche per i lama del Kalmykia. Perché devo lavorare per l'interesse dei buddisti della Kalmykia e anche dei buddisti della Russia. E questa parte di me vuole richiedere a Sua Santità di insistere che lui continui. Ma allo stesso tempo io, come rappresentanti della Sua Santità, dobbiamo essere di avere di ridurre il suo programma, il suo di andare ridurre ridurre le sue interviste e così via. In questo modo, come rappresentante della Sua Santità Dalai Lama, devo rispettare e seguire gli ordini, e quindi, come rappresentante di Sua Santità Dalai Lama, ho menzionato a Sua Santità che gli insegnamenti per i russi che cominceranno quest'anno saranno forse gli ultimi. E naturalmente ho detto questo come rappresentante, ma però sono sempre pronto per continuare a fare la richiesta come rappresentante della Kalmykia e insistere. Adesso è ancora un po' presto. Però all'inizio di questo mese
ci saranno degli insegnamenti pubblici, sto diventando più forte, sto diventando più, sono molto attivo. E magari può essere che sia che faccia una visita in Europa. Questa è una buona novità che venga in Europa il prossimo anno. E quindi forse da Riga in poi non è arrivato in Europa, però vediamo, forse. Immediatamente il giorno successivo sono andata al segretario, sono andata a dire se Sua Santità Dalai Lama viene in Europa, per favore, io chiedo. Chiedo assolutamente, non ho detto richiedo, pretendo che venga a Lagia e a Riga per i russi. Quindi spero che avremo un'altra opportunità di avere gli insegnamenti di Sua Santità Dalai Lama e la cosa più importante di ricevere gli insegnamenti preziosi dal Buddha vivente stesso. Adesso, ok. E quindi voglio richiedere a tutti quanti voi di pregare e dedicare questi meriti affinché questi insegnamenti possano rivenire La sua santità ha 84 anni, ma la sua mente è veramente molto attiva. Ha una bodhicitta, è la manifestazione della bodhicitta, niente. E la sua esperienza è veramente molto forte. La mente di bodhicitta è sempre nutre gli altri lavora sempre per il beneficio di tutti quanti noi, ed è un'incredibile guida per tutti quanti noi, che abbiamo bisogno della sua saggezza nella nostra vita quotidiana. Voglio ringraziarvi personalmente per il vostro sostegno, la vostra amicizia. Non vedo mia gente come miei studenti, gente come li sono come miei amici, vedo sempre me stesso come come un amico, un buon amico. In qualche modo spero di essere in grado di contribuire e spero di aver dato un po' di buon contributo in modo positivo alla vostra vita. Voglio ringraziare tutti quanti voi. Quindi grazie a tutti quanti, grazie a tutti. Vogliamo ringraziarti e ti dedichiamo, diciamo, buon compleanno. Speriamo che lei abbia. Ok, finito questo. Voglio dare a Lama Zopa Rinpoche, offrire la carta di consuetudine e un regalo, un piccolo regalo. Grazie a tutti quanti. Lama Zopa Rinpoche che parla ma si sente malissimo.
Grazie tantissimo per tutto quanto il lavoro che sta facendo Telo Rinpoche nel servire Sua Santità il Dalai Lama e per gli esseri senzienti. Non si capisce niente. Speriamo che Sua Santità il Dalai Lama continui a vivere per molti eoni e che sia la guida per noi tutti quanti. Come ha servito tutti quanti gli esseri senzienti e che con questo grande sforzo e che possa avere successo in tutte quante le sue attività e che abbia successo in Kalmykya. Voglio dire, incredibile gentilezza. Sono quando è venuto qua la prima volta. Però immediatamente ho visto delle persone molto devote e quando sono andato appunto in Scalmica la prima volta non si capisce niente. E quindi ho visto queste persone che hanno tantissime devozioni, tantissimi meriti e quindi che possa avere, che ha creato tutte quante cause per l'illuminazione e quindi questo è tutto grazie alla gentilezza di Telo Rinpoche. Grazie tantissimo a tutti quanti.